Amici del canale Vetorgard, ciao a tutti e ben ritrovati. Parliamo dell'album degli Architects uscito giusto ieri, il 26 di febbraio, ovvero For Those That Wish To Exist, un album anticipato da un singolo assolutamente della Madonna che è Animals e di cui finalmente ho recuperato tutto appunto il disco. Andiamo a vedere quelle che sono le mie impressioni dopo averlo ascoltato esattamente la prima volta, ed è appunto un video sulla falsa riga del precedente, ovvero la recensione dei Foo Fighters e dell'ultimo album Medicine at Midnight. Un album, questo For Those That Wish To Exist, che onestamente mi dava delle aspettative, perché il singolo Animals lo ritengo uno dei migliori del 2020 ed è già, ve lo dico subito, il pezzo che secondo me regge tutto l'album di questo gruppo inglese chiamato Animals. Il resto dell'album è un album comunque più che buono, non è un album capolavoro, ma aspettavo decisamente di più rispetto magari comunque agli album precedenti degli Architects, che onestamente non mi sono piaciuti più di tanto, ma riascoltando un po' tutta la discografia, io non mi ritengo un fan degli Architects, non mi hanno quasi mai preso in tutta la loro discografia, se non per qualche singolo qua e là. Diciamo che comunque per alcuni singoli io promuovo assolutamente quest'album, per il resto, a mio modo di vedere, è un album che a me, ascoltatore, non ha dato quelle impressioni che magari hanno dato singoli come Animals e in misura minore Black Lungs, che appunto sono stati i singoli che hanno anticipato questo For Those That Wish To Exist. Animals è un pezzo della Madonna e continuo a sostenerlo. Black Lungs è un pezzo discreto che comunque ricalca molto il suono degli Architects, il sound tipico, quindi con degli scream abbastanza accentuati. Qui c'è anche una parte di cantato pulito tradizionale interessante, che comunque a mio modo di vedere è importante per quanto riguarda ovviamente questo disco. Per il resto andiamo poi a una prima parte dell'album discreta, con soprattutto un altro singolo che mi è piaciuto, che è Dead Butterflies, che non è un singolo aggressivo, ma è più quasi riconducibile a una ballad. Quello che manca secondo me è un po' di appeal, un po' di coinvolgimento, a mio modo di vedere ovviamente, nella parte centrale, fatta eccezione per la track numero 8 dell'album, che è Flight Without Feathers, assolutamente secondo me una delle canzoni migliori di questo album. Little Wonder, la canzone successiva, non è assolutamente un granché, poi arriva di fatto quello che secondo me è il pezzo clou di questo disco, ovvero la parte che va da Animals in poi. Da Animals in poi abbiamo effettivamente dei singoli che possono dare soddisfazione a chi ama questo tipo di sound che gli Architects hanno proposto nel corso degli anni. Secondo me il picco si raggiunge con Goliath, che non è uno dei singoli che ha anticipato For Those That Wish To Exist, ma è appunto un singolo che fino a ieri era inedito. Goliath secondo me lo ritengo il secondo miglior pezzo dopo Animals, e segno che secondo me appunto la parte migliore di questo disco lo troverete, a mio modo di vedere, alla fine dell'album. Si chiude poi il tutto con un paio di canzoni, Meteor, che è un altro dei singoli che ha anticipato, e Dynex to the Safe, chiusura comunque più che discreta per un album che comunque si difende ampiamente. Certo, non è un album che in una mia personale classifica metterei nelle prime sue posizioni, rispetto comunque a altri album degli Architects, questo secondo me è assolutamente da promuovere. È un mix di metal moderno, è un mix di sound tipici degli Architects, connotato con qualche sfumatura appunto moderna, come la chiamano gli esperti. Io la chiamerei più elettronica, perché comunque l'intervento dello studio e di altri artifici di questo tipo ce ne sono. Diciamo che comunque su un totale di 15 track dell'album, che sono comunque veramente tante, quelle che consiglio sono appunto 5-6, quindi comunque il giudizio è assolutamente positivo e io do una sufficienza piena a questo album. I miei singoli preferiti, a parte Animals, che ritengo secondo me un singolo fuori classe, sicuramente vi consiglio Goliath, sicuramente vi consiglio Dead Butterflies e anche Black Lungs, per fare una sorta di podio dei singoli diversi da Animals che possono essere assolutamente interessanti per voi ascoltatori. Comunque ripeto, non è un giudizio stratosferico, non è neanche un giudizio negativo, è un album secondo me più che buono, un album discreto dal mio modo di vedere. Dovessi dare un voto, direi 6,5-7, poi comunque io non sono un recensore musicale di professione, faccio altro, quindi la mia è un'opinione esattamente come la vostra. A proposito di opinioni, fatemi sapere eventualmente cosa ne pensate di questo disco degli Animals, se vi è piaciuto, se vi ha coinvolto di più rispetto magari ad altri album che magari a me non sono piaciuti più di tanto. In ogni caso aspetto le vostre opinioni e ci vediamo dunque alla prossima recensione musicale, che sarà tra l'altro la prossima settimana, o al massimo per una settimana, con un altro album di un gruppo che aspettavo che è uscito. Intanto vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e vi invito anche a iscrivervi al secondo canale, al canale sportivo, che trovate sempre in descrizione in alto nelle schede. Il saluto da parte di Vetorgard, ci vediamo al prossimo video, alla prossima recensione musicale. A presto ragazzi, ciao!